che raggiunge in testa al gruppo E Leire e si prepara al prossimo match con gli azzurri, quello che giovedì sera chiarirà il futuro della nostra nazionale. Bisogna aspettare 11 minuti per la prima conclusione. Sulla rimessa di Tosvet, stacca di testa Flores, spinge Suarez. Ancora Flo che scarica il destro, palla che sfila di poco a lato. Un minuto dopo disegna la parabola Bohinen, svetta Brazzetti in area, palla alta sopra la traversa. Proteste messicane al 15esimo, su lancio lungo riceve Hugo Sanchez che scavalca Brazzetti e poi viene atterrato. Sanchez chiede il rigore e si rialza alla sua maniera. Prima occasione per la squadra di Mejía Barona al 17esimo, riceve palla Luis García che prova la conclusione da lontano. Torsvet riesce a bloccare in due tempi evitando l'intervento di Hugo Sanchez. Rimessa lunghissima di Beyond B al 23esimo. In area sfiora di testa Flo, palla vagante che agguanta Campos, su di lui l'intervento falloso di Fjortov. Palla in rete, ma gol annullato da Puli. 32esimo, Dell'Olmo alza la palla per Zaghe, l'attaccante supera Brazzet ma tarda a concludere, esce bene Torsvet a liberare dal pericolo. Le migliori occasioni in chiusura del primo tempo di firma norvegese, ponte di Flo su lancio di Jakobsen, palla in area per Fjortov, destro potente si oppone alla grande Campos. Sul corner seguente un'altra opportunità da gol, traversone di Bjornby, Campos va a vuoto ma Brazzet non trova la porta. Primo tempo equilibrato, finisce senza gol, 0-0. Quinto della ripresa, palla morbida di Luis García per Zaghino, colpo di testa, comodo, ma assolutamente sbagliato del brasiliano naturalizzato messicano. Risponde subito la Norvegia, palla per Leonardsen che fa fuori Ramirez, ma al momento di concludere anticipato da Campos. Buona iniziativa di Leonardsen. Lancio perfetto di Bohinen per Leonardsen al decimo, aggancio preciso, palla al centro, libera Suarez mettendo fuori. 13esimo, Mikland apre bene per Flo, che prepara il destro, tiro che viene deviato da Ramirez e termina alto sulla traversa. Al 22esimo si mette in luce Hugo Sanchez che ispira l'inserimento in area di Luis García, ma il giocatore dell'Atletico Madrid non riesce ad agganciare la palla a due passi da Torsved. Intorno alla mezz'ora ci sono le migliori occasioni del Messico, triangolo Sanchez-García, botta di quest'ultimo sulla quale si salva Torsved. Un altro pericolo da lontano per la Norvegia, riceve palla Ambriz che carica il destro, nuovo missile sul quale Torsved conferma le sue doti, tiro di Ambriz. Sul corner seguente la palla giunge dalle parti dello stesso Ambriz che la alza per Hugo Sanchez, rovesciata acrobatica che finisce di poco a lato. 36 anni, terzo mondiale per Hugo. I norvegesi ripetono lo schema della rimessa laterale al 35esimo, ponte di Flo per inserimento di Fjortov talato. La partita cresce, arriva anche il gol, nasce da una splendida iniziativa di Fjortov che aggancia la palla, viene travolto da Ramirez. Pull lascia continuare perché libero Rekdal che conclude in gol. 1-0 per la squadra di Drillo Olsen a 5 minuti dalla fine. Rivediamo Fjortov che prova a superare Ramirez, viene messo giù, palla per Rekdal che incrocia bene col destro, nulla da fare per Campos. Le speranze di pareggio del Messico si infrangono al 90esimo contro la fortuna. Palla che raggiunge in area Ramirez, non tira, mette in mezzo per Alves. Testa, palo, testa, Berg e libera la difesa norvegese. Incredibile occasione per il Messico. Alves a due passi dalla porta centra il palo. Palla che torna sulla sua testa, sta per entrare in porta, ma Berg la salva sulla linea. Poco prima del 48esimo, Poole fischia alla fine della partita all'RFK di Washington. Norvegia batte Messico 1-0, ma forse un pareggio sarebbe stato più giusto. Il gel anticalore ha funzionato e il Belgio esce vittorioso dal forno di Orlando. Bastano solo 11 minuti alla squadra di Van Imst per sbloccare il risultato con un colpo di testa di De Gries, recuperato da un infortunio all'ultimo momento. Il replay dimostra la complicità del portiere marocchino Azmi, uscito a vuoto. Ad evitare al 20esimo il colpo del KO su un intervento di Schifo, ci si mette la schiena del compagno Weber. Schifo ha di che lamentarsi. Il Marocco si fa vivo con un tiro di El Hadawi messo in angolo dal sempreverde Prodom. Non basta il gel per reggere i 37 gradi del Citrus Bowl. Nilis ha più energie da spendere, ma su di lui continua la crudele maledizione che gli impedisce un gol in maglia belga. Il Marocco regge bene il caldo e continua a fare movimento. Azouzi ci prova al volo, senza fortuna. A fermare invece una splendida azione impostata e conclusa da Haouk ci pensa alla traversa. È il 40esimo, ma c'è tempo ancora per una clamorosa occasione per i belgi, ma né Nilis né Weber vanno a segno e si va al riposo. Nella ripresa assalto marocchino alla porta di Prodom, ma l'attacco non dà frutti. Entra un altro attaccante, Bajat, e si mette subito in mostra per un preciso assist a Haouk, che trova Prodom e ancora la traversa sulla sua strada. Van Imst si preoccupa, ma è l'ultima fiammata.
anzi ad andare vicino al gol con un tiro da lontano e Grun. Poi solo uno show di Bajá per la delizia di qualche procuratore europeo in cerca d'affari. Scifo e compagni cominciano dunque bene. Tunata, un Camerun generoso ma approssimativo in difesa. Il tutto fa 2-2, risultato che accontenta più gli scandinavi degli africani. Per la seconda volta in 24 ore il Rose Bowl regala una partita ricca di emozioni, anche se costellata di errori da ambo le parti. Il Camerun prima ha rischiato il tracollo, poi in vantaggio 2-1 ha avuto a disposizione il match point senza tuttavia sfruttarlo. I leoni indomabili però hanno scritto un'altra bella pagina nella favola che li vuole protagonisti ai mondiali. La Svezia era partita bene sfruttando con Ljung un'uscita approssimativa di Bell, portiere quarantenne preferito al quasi coetaneo Nkono. Dalla parte opposta un rinvio di Anderson sul corpo di Fouet apriva le porte al pareggio camerunense, autore Mbé. E sull'1-1 si andava al riposo. In apertura di ripresa uno spunto di Oman Diick regalava al Camerun il vantaggio, complice l'indecisione di Anderson e del portiere Ravelli. Era il momento peggiore della Svezia, incapace di articolare una manovra offensiva minimamente efficace. Il Camerun sognava, falliva il 3-1 con Oman Biik e subiva il pareggio al culmine di un'azione casuale. La palla calciata dal nuovo entrato Larsson colpiva la traversa, veniva raccolta da Dalin che realizzava da distanza ravvicinata. Finiva 2-2, ma gli applausi erano tutti per il Camerun. Per la Svezia più ombre che luci. Avrebbero potuto chiudere l'incontro subito. Al settimo minuto Ljung ha deviato in rete una punizione battuta da Tern superando Bell. E poco dopo lo stesso Ljung ha cercato di sorprendere la retroguardia del Camerun sempre di testa. Un inizio folgorante, nonostante il caldo terribile che nei primi 20 minuti, come spiega Brolin al microfono di Stefano Bizzotto, ha piegato le gambe degli svedesi, abituati al clima più fresco di San Diego. Il caldo era difficile per noi, per me personalmente avevo difficile prendere un fiato normale, però dopo i primi 30 minuti io sono tornato dentro la gara e credo anche tutta la squadra. Alla mezz'ora un episodio decisivo, il gol del pareggio di Mbé in sospetta posizione di fuorigioco sul passaggio di Fouet. Il peruviano Noriega prima annulla il gol, poi si consulta con il collaboratore di linea e indica il centro del campo. La Svezia sbanda, cresce il Camerun e in apertura di ripresa Oman Diick beffa l'incerto Ravelli sbucando tra due difensori. Svensson, allenatore svedese, mette in campo il capellone Henrik Larsson, ma è ancora il Camerun a sfiorare il colpo del KO con Oman Diick, che supera anche il portiere ma non riesce a concludere. Il pareggio svedese nasce da un'iniziativa del nuovo entrato Larsson che da 30 metri colpisce la traversa. Il rimbalzo è di Dalin che batte Bell. A 4 giorni dall'avvio dei mondiali statunitensi, Franco Zuccarà ha tentato di capire se questa edizione 94, almeno nelle prime battute, sia stata capace di catalizzare le attenzioni del pubblico americano un po' refrattario nell'approccio con il calcio. L'interesse degli americani per il soccer, per il calcio, erano da trovare nei pochi gol e nelle poche emozioni che le partite offrivano. Ebbene, questo mondiale sta un po' facendo ricredere tutti. Il gol bellissimo di Wijnaldum alla Svizzera ha fatto trepidare i tifosi a stelle e strisce. Poi la rimonta della Corea sulla Spagna a Dallas ha fatto capire che questo è uno sport in cui la squadra più quotata non vince necessariamente. E questo riguarda soprattutto Italia e Colombia, che da tutti alla vigilia erano considerate protagoniste di primo piano. Hanno cominciato male e ciò ha incuriosito gli americani, abituati a veder prevalere sempre i migliori. Si sa infatti che qui contano solo i più ricchi, i più belli e i più dotati, per una filosofia che sta prendendo piede ovunque. Il discorso sulla colonizzazione culturale degli Stati Uniti nei confronti del mondo è ormai notorio. Adesso l'attesissimo Maradona potrebbe fornire la prova concreta di come il calcio faccia talvolta resuscitare anche giocatori morti sul piano professionale. I palleggi del PIB d'oro affascineranno certamente gli americani, amanti dei funamboli. Finora gli Yankee hanno affollato gli stadi con i moltissimi turisti del calcio. 92.000 a Los Angeles per Colombia e Romania, 70.000 a Pontiac per Stati Uniti e Svizzera, 73.000 al Giants Stadium per Italia, Eire e così via. Ma quanti alla fine resteranno affezionati al soccer? E questo è l'interrogativo che ci si pone dopo lo spettacolare avvio di questo mondiale.
E torniamo agli appuntamenti interessanti di oggi. Intanto si gioca con telecronaca su Rai 1 alle 22 Brasile-Russia, due scuole calcistiche a confronto. L'1:30 invece la telecronaca su Rai 2 ci sarà per Olanda-Arabia. I servizi di Stefano Bizzotto e Marco Civoli. La 67esima partita del Brasile, tre volte campione del mondo. La prima della Russia, erede di quell'Unione Sovietica che nella storia dei mondiali non è mai andata oltre il quarto posto. L'incontro che apre il mondiale di San Francisco ha motivi di interesse in abbondanza. Secondo i bookmakers, e non solo quelli, il Brasile è favorito non solo contro i russi, ma anche nella corsa al titolo. Meglio andarci cauti comunque con i pronostici. Italia e Colombia insegnano. Brasile in campo con una difesa di emergenza. Riccardo Gomes, tornato a casa, verrà rimpiazzato da Marcio Santos, mentre Leonardo rileverà l'acciaccato Branco. Il resto secondo Copione, a cominciare dalla coppia d'attacco Romario Bebeto. Perseguiamo la cultura dello spettacolo, ma anche quella del risultato, ha ribadito Carlos Alberto Parreira nelle ore di vigilia. Forse una frecciata diretta a Pelé, che non ha mai nascosto le proprie simpatie per la Colombia. Il Brasile, che non vince il titolo dal 1970, è l'unica squadra sempre presente alle fasi finali del Mondiale. Le statistiche dicono che in 66 partite ha raccolto 99 punti, frutto di 44 vittorie e 11 pareggi. Gli basterà non perdere dunque per essere la prima squadra a toccare quota 100. La Russia debutta senza il suo capitano Onopko, squalificato. Un'assenza che si aggiunge a quelle dei sei giocatori, Shalimov e Kolivanov fra questi, che hanno rifiutato la convocazione per incompatibilità con il commissario tecnico Sadirin. O lui o noi, è stato il diktat. La federazione ha scelto Sadirin. Brasiliano. Si comincia al decimo minuto. Il lancio di Bebeto è per Romario, che rincorso da Nikiforov e Kuznetsov entra in aria. Li salta entrambi, ma il suo passaggio non viene ricevuto da nessun brasiliano e può liberare la difesa russa. Un minuto più tardi ancora il Brasile in avanti. Jorginho salta Piatnitsky, vince il contrasto con Ternaschi. Il pallone viene raccolto da Dunga, il suo cross, la girata di Bebeto, termina però sopra la traversa. José Roberto Gamma de Oliveira, attaccante del Deportivo La Corugna, detto Bebeto. L'unica azione russa del primo tempo la promuove Dmitry Radchenko. Anche lui gioca in Spagna come Bebeto, ma nel Santander, anziché servire Piatnitsky, cerca il tiro, respinge Marcio Santos, la palla finisce a Zimbalar, il suo tiro viene bloccato in due tempi da Claudio André Taffarel. La 25esima ancora il Brasile, il lancio di Raí in direzione di Leonardo che salta Gorlukovic, entra in aria, il suo cross basso viene respinto e messo in angolo da Nikiforov, libero della formazione di Pavel Sadirin, inquadrato Leonardo. Sull'angolo seguente il Brasile passa in vantaggio, lo batte Bebeto e Romario infila la porta di Dmitry Charin. Il gol numero uno per Romario in una fase finale di un mondiale. Il Brasile ormai domina il campo, il 2-0 sembra cosa fatta, ma il pallone di Bebeto termina di poco sopra la traversa. Sempre solo Brasile, al 45esimo questa volta Ezinho a impensierire il portiere russo Dmitry Charin. Finisce il primo tempo con il Brasile avanti per 1-0, inquadrato Dmitry Charin, portiere russo del Chelsea, formazione inglese. Nel secondo la Russia viene avanti con Gorlukovic, il suo sinistro termina di pochi centimetri alla destra di Taffarel, inquadrato Sergei Gorlukovic. E al settimo il Brasile chiude la partita, Romario si libera di Ternaschi, salta Nikiforov, ancora Ternaschi lo affronta in piena aria, lo atterra e per l'arbitro delle Mauritius, Kim Lee Chong, è rigore. Sul dischetto si presenta Raí, che non fallisce la grande occasione. Brasile 2, Russia 0 e partita finita. Sousa, Vieira de Oliveira, detto Raí, fratello di Socrates. Lo Stanford Stadium è tutto per il Brasile, ancora in avanti, ancora pericoloso. Il cross di Bebeto, la girata di testa di Romario viene bloccata però dal portiere russo. Solo una piccola reazione da parte russa, la firma Radchenko, la sua girata viene bloccata però senza grande difficoltà dal portiere Taffarel. Il Luna Park brasiliano apre al pubblico, Dunga scambia con Raí, entra in area, centra, Bebeto gira verso la porta, ma Karin compie il miracolo. Sempre Bebeto in evidenza, ma il gol non vuole arrivare. Al 38esimo il lancio di Romario è perfetto, lo scatto di Bebeto, il suo sinistro viene smorzato da Karin che recupera il pallone poco prima che entri in porta. L'ultima occasione per il Brasile arriva a tempo scaduto. Jorginho scambia con Raí, il suo cross viene raccolto ancora da Bebeto, ma c'è sempre Karin pronto ad opporsi. Finisce 2-0. Nel girone B il Brasile è al comando con 3 punti, 2 in più di Camerun e Svezia. A quota 0 la Russia. Venerdì San Francisco ospita Brasile-Camerun e a Detroit si giocherà Svezia-Russia. Lenta, confusa e mille altre cose ancora. L'immagine che l'Olanda lascia di sé dopo il debutto mondiale è niente affatto incoraggiante. Certo, da salvare c'è il risultato, un 2-1 rocambolesco, frutto più del caso che di meriti effettivi. Arabia Saudita che a Washington assume per gli arancioni i contorni dell'incubo. Troppa presunzione condiziona la squadra di Advocat.
Rijkaard e Bergkamp gli annunciati leader. Ed invece anche loro finiscono col confondersi, smarriti come sono dall'irruenza e dalla velocità degli avversari. La rete di Amin al 18esimo è la logica conseguenza di un avvio nel quale l'Olanda somma errori a contraddizioni. Neanche lo svantaggio serve a scuoterla, evidente la totale incapacità di mutare assetto tattico di fronte ad un'Arabia Saudita per nulla disposta a recitare il ruolo di vittima predestinata. La svolta, assolutamente casuale, nella ripresa. Dopo 5 minuti il tiro della disperazione di Jonk, potenza e precisione accompagnano la conclusione dell'interista e il pareggio tonifica l'Olanda. Improvviso il calo fisico degli arabi che perdono di colpo lucidità. A decidere la sfida è un clamoroso errore del portiere Al-Deaya. A 4 minuti dalla fine tutto dovrebbe fare tranne che abbandonare la propria porta per un'improbabile uscita. Fin troppo facile la deviazione a porta vuota di Taumen. Finisce così 2-1, ma l'Olanda, oltre al risultato, dal debutto non ha indicazioni rassicuranti. Come dire, poca luce per gli olandesi nella notte di Washington. 45 minuti per capire chi sei e che cosa ti sta accadendo. L'Olanda è in grave imbarazzo di fronte alla scatenata Arabia Saudita, in vantaggio dopo appena 20 minuti con Fuad Amin. Per tutto il primo tempo gli olandesi stanno a guardare. L'Arabia, grande coraggio ma poca esperienza, potrebbe addirittura chiudere l'incontro. Il 34enne Mohamed Majed Abdullah, elemento di spicco della squadra allenata dall'argentino Solari, manca un paio di occasioni per raddoppiare. Un peccato di superbia, forse, quello degli olandesi. Ci aspettavamo un'avversaria più debole, dirà alla fine l'allenatore Advocaat. Comunque nella ripresa la musica cambia, ma non di tanto. Il pareggio dopo 5 minuti, un pezzo di bravura di Wim Jonk, che da 20 metri indovina il tiro vincente. Raggiunto il pareggio, l'Olanda instaura una sterile supremazia, ma è l'Arabia a sfiorare ancora una volta il gol con Falata. La divisione dei punti sembra cosa fatta quando Al-Deaya, portiere dell'Arabia, commette l'unico errore della partita, consentendo a Taument di segnare il gol della vittoria a 3 minuti dalla fine. Vista così, l'Olanda non pare in grado di fare molta strada. La partita del debutto, però, è sempre molto particolare. Vincerla, sebbene con un po' di fortuna, può cambiare il corso di un mondiale. L'Arabia Saudita, invece, deve imparare ad essere più smaliziata, altrimenti entusiasmo ed energie se ne vanno nel nulla. Clima più mite a Chicago, 23 gradi. Le novità delle due squadre, Zubizarreta tra i pali spagnoli, Nadal squalificato, titolari Guardiola e Caminero, fuori Guerrero, tra campione del mondo dentro Strunz e fuori Riddle. Rompe la tregua dopo 9 minuti la Spagna, Luis Enrique per l'inserimento di Sergi, resiste a tutti gli assalti, entra in area, chiude sul primo palo, Ilgner si salva alla grande in angolo. Partono bene gli spagnoli che impegnano ancora Ilgner al 12esimo, riceve e si porta alla conclusione Guardiola, è attento il portiere tedesco a chiudere in angolo. Il gol è nell'aria, arriva al 14esimo, Goicoechea riceve da Ferrer, prepara il tiro cross, genera una parabola che scavalca Ilgner e si insacca. Secondo gol a USA 94 per Goicoechea, la Spagna è in vantaggio al 14esimo e festeggia. Ecco la splendida conclusione del giocatore del Barcellona, incredibile traiettoria, Ilgner è un po' fuori, palo e palla in rete. Immediata la risposta dei tedeschi, siamo all'azione che segue il gol, parte il cross di Matteus, arriva sulla testa di Müller, palla sopra la traversa. Stesso risultato alla mezz'ora per la conclusione di Effenberg sul traversone di Hessler, finisce alta. Ancora pericolosa la Spagna dalla faccia sinistra e di nuovo l'esterno Sergi a creare scompiglio, entra in area, il suo traversone è liberato da Bertold. Bella azione tedesca al 43esimo, Breme in profondità per Klinsmann, Müller il tiro gli viene deviato oltre la traversa. Il primo tempo si chiude con la Spagna in vantaggio di un gol, l'arbitro, l'italo-uruguaiano Filippi Cavani, è nato a Lucca, manda tutti negli spogliatoi. 2 minuti e mezzo del secondo tempo per il pareggio tedesco, cross di Hessler, Klinsmann salta più in alto di tutti, palla che supera la linea prima che Effenberg la spinga. Gol di Jürgen Klinsmann, 1-1 il risultato, seconda rete per lui a USA 94. La difesa spagnola alle sue colpe permette a Klinsmann di svettare, Zubizarreta è fermo, la palla entra in rete. Klinsmann va vicino al bis al 13esimo, ancora l'assist di Hessler, torsione di Klinsmann, blocca Zubizarreta. Pericolo da calcio di punizione anche nell'area tedesca. Guardiola per Hierro, palla orizzontale che rotola vicinissima alla linea. 17esimo, esce Müller nella Germania, entra Rudi Völler e la sua presenza numero 88 con la nazionale tedesca. Si rende subito utile Völler che in area tocca bene per Klinsmann, destro alto sopra Zubizarreta.
25esimo, la Spagna con la punizione a girare di Guardiola, destro che costringe Ilgner al tuffo. Caminero serve dentro Julio Salinas, palla ribattuta, Caminero può portarsi al tiro, liscio, palla ancora buona, conclusione debole, para Ilgner. La Germania vicinissima al gol al 43esimo, Effenberg per Klinsmann, buona posizione, esterno destro a lato e Klinsmann si dispera. Era l'ultima opportunità, 1-1 il risultato finale di Germania-Spagna, risultato che sta bene ad entrambe le squadre. Tedeschi a un passo dalla qualificazione, gli spagnoli ancora in corsa, si giocheranno tutto contro la Bolivia. Il quarto mondiale di Diego Armando Maradona comincia alla grande. Deluso nell'82 in Spagna, campione del mondo in Messico, secondo Italia 90, il più grande calciatore dell'era moderna a Boston prende per mano la sua Argentina contro la Grecia e la conduce al primo trionfo di USA 94. Tutto facile per la squadra di Basile, in vantaggio dopo due minuti con Battistuta che scambia con Simeone e parte sulla destra. Pecca di egoismo, ignora Balbo e Caniggia sulla sua sinistra e centra la porta con la complicità colpevole di Kolisadikis e del portiere Minou. Il replay evidenzia l'errore dei greci alla prima partecipazione nella fase finale della Coppa del Mondo. Passa un quarto d'ora e per la gioia dei tifosi romanisti Caniggia, comunque in partenza dalla capitale, e Balbo si trovano a meraviglia. Sul sinistro di Balbu è puntuale però all'appuntamento Minou. Maradona gioca a ritmo basso. A Boston comunque non c'è l'afa lamentata da Diego nei giorni scorsi. È comunque sempre un sorvegliato speciale, prende molti calci, Salachidis lo sovrasta non solo in altezza ed è costretto a falli brutti che gli costano un'ammonizione da parte dell'arbitro Angeles. La Grecia fa poco, Saravakos prova senza successo al 34esimo ad impegnare Islas nella sua prima parata, troppo poco davvero. Ancora Islas impegnato da un cross di Kofidis e l'Argentina passa ancora al 45esimo del primo tempo. Bella l'azione di Chamot, bellissimo il destro imparabile di Battistuta. Gran gol, grande festa argentina, è giusto così. La Grecia non c'è proprio, cambia la marcatura su Maradona con Apostolakis ma non il numero dei falli. E al 18esimo ecco il momento più atteso. Tango argentino davanti alla difesa greca imbambolata, il sinistro più famoso del mondo è sempre quello. Grandissimo gol, bellissimo, Maradona corre davanti alla telecamera per gridare la sua gioia a tutto il mondo. Al 26esimo si libera benissimo Caniggia. Altro fuoriclasse in cerca di rivincite, la traversa li nega il gol. Balbo e Caniggia si trovano bene, si divertono, la Grecia è una squadra ormai allo sbando. A 7 minuti dalla fine esce Maradona, salutato da un'ovazione legittima. La sua grinta è quella di sempre, la classe anche. Si chiude in bellezza in zona recupero, fallo di mano in area greca, rigore, Maradona non c'è, tocca a Battistuta. Terza rete per Battigol, capocannoniere dei mondiali davanti a Raducioio, quarta per l'Argentina, sicuramente in corsa per il di Vigeria e la prima preda in questi mondiali è l'inconsistente Bulgaria del deludente Risto Stoichkov. Il Cotton Bowl di Dallas, schieratosi apertamente con i ragazzi di Westerhof, applaude l'esordio mondiale della Nigeria. Graziata da Costadino in apertura, la formazione africana sfrutta il contropiede dal 20esimo, la combinazione Fenì di Iechini consente al gigantesco centravanti di superare Mikhailov. La sua gioia è incontenibile. Bulgari soporiferi, la retroguardia nigeriana mostratasi accorta, attenta anche se un po' lenta, tampona le iniziative di Stoichkov e Kostadinov. Il cannoniere del Barcellona inquadra sì la porta, ma l'arbitro della Costa Rica Badiglia non convalida. La punizione era indiretta e Stoichkov si infuria. In chiusura di frazione da Olise la manovra che si sviluppa pulita sino a quando Mokaci disarciona con il suo peso Jankov, il 2-0 è cosa fatta. Di totale risparmio per i nigeriani la ripresa. Ruffai, il loro portiere, è raramente impegnato. Poi all'improvviso la costruzione del 3-0 al nono. Mokaci ruba palla sull'auto destro, il tocco è verso Finidi. Cross morbido e per Amunike la battuta sotto misura è imparabile per Mikhailov. Westerhof, il tecnico olandese che le guida da un lustro, alla vigilia era stato categorico. Il mio gioco, mix di tecnica olandese, tattica tedesca, velocità africana, vi stupirà. Il volo mondiale delle aquile verdi è appena iniziato. Prossima preda l'Argentina? La Germania ha tremato, la Spagna ha messo in seria difficoltà i campioni del mondo. Nel primo tempo le furie rosse di Clemente hanno spesso frastornato la difesa tedesca, tutti intorno ai 30 anni. Ma non... Domani il debutto ai mondiali per l'Italia al Giant Stadium di New Jersey contro la Repubblica d'Irlanda. Da Chicago è tutto, grazie per la cortese attenzione, buonasera.
Una vittoria per lasciare un buon ricordo. La Colombia batte la Svizzera per 2-0 a San Francisco, ma finisce all'ultimo posto nel gruppo A. Così una delle favorite, secondo i pronostici della vigilia, lascia gli Stati Uniti e torna a casa. La Svizzera finisce al secondo posto e si qualifica alla seconda fase dopo 40 anni. È la Colombia a cercare subito il gol. Al nono riceve Valderrama, c'è una deviazione che ispira Valencia. Parte il tiro che finisce alto. Tra il 12esimo e il 13esimo due grandi occasioni per i colombiani. Dialogo a Asprilla, Valencia Asprilla, palla per Rincon che trova sulla sua strada Pascolo. Poi la palla finisce in angolo. Subito dopo, sul corner seguente, Valderrama staccano Sforza e Breghi. La palla arriva dalle parti di Asprilla, gran sinistro, sul quale si supera Pascolo. Protagonista il numero uno della Svizzera. 28esimo, riceve Asprilla che rompe nell'area elvetica, evita due difensori toccando per Valderrama, palla in profondità per Valencia, chiude Pascolo, ancora Valencia in zona cross, al centro si accende una mischia sul suo traversone con Rincon e Valderrama che non riescono a colpire, poi c'è un fallo di mano probabilmente involontario di Geiger, palla fuori e Valderrama chiede il rigore. È lo stesso Valderrama al 35esimo a servire Valencia, è in zona buona per il cross e il 3 in Valencia, Asprilla è libero ma il traversone è per Pascolo che blocca. Al 44esimo c'è una gomitata impunita di Valderrama che stende Sforza, Mikkelsen non vede. Proprio allo scadere del primo tempo il vantaggio colombiano, punizione di Valderrama, colpo di testa di Gaviria e palla in rete. La Colombia è in vantaggio dopo una lunga serie di occasioni da gol, rete del 25enne Gaviria che si è presentato puntuale sul cross di Valderrama e ha castigato il pietrificato Pascolo. Mikkelsen manda tutti negli spogliatoi sul risultato di 1-0 per la Colombia al termine dei primi 45 minuti di gioco. In avvio di ripresa si vede anche la Svizzera in azione Sforza che libera il suo destro con qualche affanno, Cordoba riesce a far sua la palla. Siamo al settimo minuto della ripresa e dal piede di Sutter parte un assist invitante per Kenten che non riesce a inquadrare la porta col sinistro. Al decimo lancio in profondità per la fuga di Asprilla che si accentra lottando con Kenten. Contatto, Asprilla cade. Per Mikkelsen non c'è rigore, il giocatore del Parma si lamenta. Si gioca a ritmi piuttosto bassi al 22esimo dopo un corner Svizzera nell'area colombiana. Breghi riesce a alzare la palla a favore di Herr, testa da buona posizione che finisce alta e si dispera Herr. Alla mezz'ora Ottiger centra verso l'area, respinge Escobar. Orel può tentare la conclusione ma la mira è sbagliata. Al 32esimo Asprilla cerca di lasciare la sua traccia, usa 94, va via di potenza ma sul suo sinistro blocca Pascolo. Oxon inserisce le punte grassi e Subiate ed è proprio quest'ultimo a servire in area Chapuisat che riesce a fallire un'occasione così ghiotta a un minuto dalla fine. La Svizzera paga caro l'errore del suo attaccante, nell'azione seguente la Colombia raddoppia e Asprilla a costruire. Palla dentro per Lozano che disorienta R e batte Pascolo per la rete del 2-0. Splendida azione di Lozano che si inserisce bene in area e incrocia col destro, palla che finisce nell'angolino dopo il dribbling a Herr e guardate cosa fa Lozano per festeggiare il suo gol a USA 94, un salto mortale. La Colombia batte la Svizzera per 2-0, l'addio al mondiale con una vittoria sulla squadra di Oxon, fino a stasera imbattuta a USA 94. La Svizzera si classifica seconda nel girone e giocherà sabato a Washington contro la seconda del gruppo di Germania, Spagna. Angeles per Stati Uniti, Romania. L'America comincia ad amare il soccer e si vede. Numerosi tifosi americani e rumeni sugli spalti dello stadio di Los Angeles. Go USA, recita il cartello dei tifosi americani, ma è la Romania ad aggiudicarsi questo scontro diretto con la nazionale di Milutinovic. Eppure sono proprio gli Stati Uniti ad avere la prima grossa occasione da gol. È Arx all'ottavo che colpisce il palo. Arx giocatore 0, l'addio al mondiale con una vittoria sulla squadra di Oxon fino a stasera imbattuta USA 94. La Svizzera si classifica seconda nel girone e giocherà sabato a Washington contro la seconda del gruppo di Germania-Spagna. Angeles per Stati Uniti, Romania. L'America comincia ad amare il soccer e si vede. Numerosi tifosi americani e rumeni sugli spalti dello stadio di Los Angeles. Go USA, recita il cartello dei tifosi americani, ma è la Romania ad aggiudicarsi questo scontro diretto con la nazionale di Milutinovic. Eppure sono proprio gli Stati Uniti ad avere la prima grossa occasione da gol. È Arx all'ottavo che colpisce il palo. Arx, giocatore che milita nel Derby County in Inghilterra.
Al decimo, cross di Stewart, colpo di testa di Wijnaldum fuori. 7 minuti più tardi, passa in vantaggio un po' sorpresa alla Romania, perfetto l'assist di Raducioiu per Petrescu che beffa Miola sul primo palo. Possiamo rivedere a rallenti l'occasione, l'azione, ecco il gol di Petrescu. Miola è veramente beffato. Al 23esimo si vede finalmente Agi, il suo tiro è facile preda del portiere statunitense. Occasionissima per gli Stati Uniti, la spreca Lalas al 44esimo. Con le immagini passiamo al 48esimo, terzo minuto di recupero del primo tempo, il tiro di Montreanu, c'è una mezza papera di Meola. Secondo minuto della ripresa, c'è un pallonetto di Dumitrescu, lascia scorrere Raducioiu, il tiro è di Petrescu e sorvola di poco la traversa. Milutinovic incita i suoi, sembra raccogliere l'invito d'Olei al nono, il suo tiro è di poco a lato della porta rumena. 22esimo, punizione di Agi ed è bravissimo Meola a deviare sopra la traversa. Con le immagini siamo al 38esimo, il cross di Wijnaldum, testa di Stewart, la palla sfiora la trasversale. E al 45esimo, l'ultima occasione per gli Stati Uniti, la punizione di Wijnaldum fuori di poco. Dopo 4 minuti e 30 secondi di recupero, l'arbitro olandese Van der Ende fischia la fine di questo incontro che premia la Romania, che si aggiudica con 6 punti la vittoria del girone A, ottime possibilità di ripescaggio anche per gli Stati Uniti. Nello spareggio per sperare ancora, la Bulgaria batte 4-0 la Grecia, risultato storico per i bulgari che in 6 edizioni non avevano mai colto una vittoria nella fase finale di Coppa del Mondo. Risultato venuto alla fine di una partita dal basso contenuto tecnico contro una Grecia invero deludente. Primo tempo con pochissima emozione, la prima la più forte. Al quinto minuto il giocatore greco Alexoudis trattiene la palla a terra con le mani. Non vi sono dubbi per l'arbitro Buzaim, l'arbitro arabo, e rigore. Va al dischetto Hristo Stoichkov e 1-0 per i bulgari. Rivediamo al replay il tiro preciso del centravanti del Barcellona. La reazione greca è affidata a Kofidis, ma il suo tiro da fuori area è ben fermato dal portiere Mihailov. Tenta ancora la Grecia nel finale, Niopleas dà una buona palla in mezzo, Maklas colpisce di testa, ma la palla termina fuori di poco. Primo tempo 1-0 per i bulgari che passano in vantaggio subito all'inizio della ripresa. Sirakov viene fermato, cinturato dal portiere Atmazidis, per l'arbitro Buzaim non vi sono dubbi, è rigore. Rivediamo al replay il fallo del portiere greco, va Hristo Stoichkov e sono 2. Preciso il tiro del centravanti bulgaro, lo rivediamo, nulla da fare per il portiere greco. Il 3-0 al 21esimo minuto, Lechkov si presenta solo davanti ad Atmazidis, non ha problemi a batterlo e sono 3. Secondo gol con la maglia della Bulgaria per Lechkov, rivediamo il dai vai con Jankov e il tiro preciso di Lechkov. Reazione dei greci che cercano di segnare il primo gol in una fase finale di Coppa del Mondo. Non ci riesce Dimitriadis ed è bravo Mikhailov su tiro di Mitropoulos praticamente a tempo scaduto. Ma c'è ancora tempo per un'emozione. Stoichkov batte un calcio di punizione, non trattiene Atmazidis e per Borimirov non vi sono difficoltà. 4-0 dunque il risultato finale. Speranze ancora aperte per gli uomini di Penev, ma sulla strada dei bulgari, giovedì, la grande Argentina di Diego Armando Maradona. Proprio dei limiti quando c'è da organizzare sia difesa che l'attacco, quindi è una squadra un po' acerba ancora, corre molto, molto aggressiva, però niente di più. Ecco, abbiamo parlato dell'attualità, invece guardiamo un pochino di vivisezionare questo mondiale. So che hai già visto parecchie partite, hai viaggiato molto, che cosa ha detto questo mondiale? Che sembra bello, diciamolo francamente, sul piano tecnico, no? Beh, un bel mondiale, giocato bene, non grandissimo Caniggia, Balbo, Maradona e Battistuta, sono 4 giocatori che quando Svizzera di emozioni. Subito Romani in attacco al nono, corner di Agi e pericolosa mischia. Al 13esimo rete annullata alla Svizzera per fuorigioco, inutile il tiro di Sutter. Ma il 7 elvetico 2 minuti dopo su suggerimento di Chapuisat segna in posizione regolare. 1-0 per gli elvetici. La Romania reagisce e al 18esimo azione Agi Petrescu, tiro del genoano fuori di poco. Alla mezz'ora Svizzera avvicina al raddoppio con una punizione ancora di Sutter. Inaspettato 5 minuti dopo il gol del pareggio degli uomini di Iordanescu. È un'invenzione di Agi, gran sinistro da fuori del 10 della Romania, Pascolo è battuto, 1-1. La formazione di Oxon non ci sta,
tiro del bravo Sutter, palla alta di poco. Nel secondo tempo c'è in campo solo la Svizzera. Al 52esimo Chapuisat, su probabile intervento di mano del suo compagno Quentin, realizza la rete del 2-1. 14 minuti dopo Sforza semina lo scompiglio nella difesa romena. Per il rientrante Knup è facile realizzare il 3-1. Al 73esimo punizione di Brighi e ancora Knup con un colpo di testa segna il 4-1. Per il centravanti elvetico, doppietta e 23 reti in 33 presenze con la propria nazionale. Due minuti dopo l'appena entrato Vuladoju commette fallo su Orel e viene espulso dall'arbitro tunisino Jouani. L'attaccante, romeno, eguaglia, con l'uscita immediata dal terreno di gioco, il negativo primato di Coppa del Mondo del boliviano Echeverri. La formazione, guidata da Agi, vuole almeno salvare l'onore. Due volte al tiro, Raducioio, ma Pascolo è sempre pronto all'intervento. Vince la Svizzera per 4-1, tifosi elvetici in festa, infatti era dal 1954 che la formazione svizzera non si affermava in un match. Maldini, ma pur sempre, lo sottolineiamo e lo ripetiamo, una vittoria. Non è il caso di scorporare, analizzare, ridurre a tattiche e numeri Italia-Norvegia. Ha fatto gol chi lo ha meritato, chi ha avuto più coraggio, e se è stato il coraggio della paura, come cantava Falletti a Sanremo, non fa nulla. Tre punti fanno morale, come si diceva un tempo, e poi gli azzurri si sono finalmente sbloccati e forse già con il Messico arriverà anche la qualità, pur senza molti titolari. È stata la partita dei mille episodi, primo fra tutti l'espulsione di Pagliuca. Cosa ci devo fare? L'importante è che la squadra ha vinto. Io ho fatto quello che dovevo fare, mi sono trovato l'uomo davanti, addirittura ho cercato anche di non prenderla con le mani, visto che mi ha calciato addosso proprio nel braccio. L'abito è stato abbastanza severo. Sono contento perché insomma la mia immagine nazionale era rimasta legata a un episodio come quello di Cagliari, che ha un po' condizionato la mia carriera per quello che è il discorso nazionale. Spero con queste occasioni di far ricredere che insomma non sono qui per caso. L'Italia del cuore ha vinto, non solo, ma anche ha ritrovato Pierluigi Casiraghi, l'ariete delle qualificazioni, faccia da bravo ragazzo e grinta da fronte del Porto. Quando si parla di cuore, di grinta, di determinazione, si parla di Casiraghi, è bello, no? Beh, no, ma era tutta la squadra, perché avevamo così ricevuto delle critiche la settimana scorsa perché non avevamo cuore, non avevamo tante altre cose. Invece stavolta l'abbiamo messo abbondantemente, forse non ci credevano tutti. È un'Italia, insomma, che adesso lascia un po' di spazio alla speranza. Leader non sempre si nasce, ma quando Franco Baresi, suo malgrado, è uscito, lui, Costa Curta, ha fatto anche il lavoro del capitano. Stavamo facendo pressing, stavamo facendo velocità, eravamo duri, cattivi. Poi a un certo punto l'espulsione di Pagliuca, che secondo me è stata la carta che ci ha fatto vincere la partita, perché secondo me lui ha fatto una scelta intelligentissima. Purtroppo per lui negativa, però per la squadra positiva. Se avessimo preso il gol lì, probabilmente adesso saremmo qui a commentare un'altra partita. Senti, che cosa hai provato sinceramente quando Sacchi ha indicato il numero 10 per la sostituzione? Ho pensato che avevano sbagliato cartellone, però vabbè, è andata così, non è un problema, l'importante è che sia finita bene. Il futuro ci appartiene? Chi lo può dire? Beppe Signori comunque è uno di quelli che oggi hanno cantato e portato la croce. Che cosa è cambiato dalla partita di sabato con l'Irlanda, a parte il risultato? Ma credo la convinzione nei nostri mezzi, sicuramente eravamo certi che le nostre potenzialità non erano quelle espresse contro l'ere. Abbiamo reagito col carattere, la voglia e con il cuore, e credo che oggi abbiamo dimostrato che sono ostacoli per il Brasile nel girone B allo stadio Stamford di Palo Alto. Davanti a 83.000 spettatori si arrende anche il Camerun. Si illude la squadra di Michel per un primo tempo non entusiasmante dei brasiliani, ma alla fine è costretta ad arrendersi. L'inizio della partita non è spettacolare, il Brasile è costretto ad attaccare in spazi strettissimi. Il Camerun pressa bene, chiude gli sbocchi sulle fasce a Leonardo e Jorginho. Il primo spunto di cronaca è al 12esimo sul lancio di Leonardo, Zinho attaccato da Song. Per l'arbitro messicano Carter non è rigore. Rivediamo d'altra angolazione l'intervento del difensore sul brasiliano, tutto regolare. Perplesso Parreira. Al 18esimo il Camerun replica con questa punizione di fede, alto sulla traversa di Tafareu. Al 34esimo ancora il Brasile in area, Zinho è fermato da Callà. C'è un nuovo sospetto di rigore, ma ancora una volta l'arbitro lascia correre. E ancora una volta per la panchina del Camerun è passata la grande paura. Al 39esimo il Brasile passa,
È bravo Dunga a recuperare a centrocampo un pallone e a lanciarlo in profondità per Romario. Perfetto il suo spunto, brucia la difesa e batte Bell in uscita. Secondo gol per Romario nelle partite di questo girone B. Lo rivediamo dal basso, ecco Romario in area opportunista, freddo, batte il portiere in uscita. Brasile in vantaggio al 39esimo del primo tempo. E la prima parte di gioco si chiude con questo corner di Bebeto, arginato con difficoltà da Bell. Tutta un'altra storia la partita nel secondo tempo. Il Brasile impone la sua legge per il Camerun, non c'è più niente da fare. Si apre con un'azione alla mano dei brasiliani con un cross di Aldair messo in corner dalla difesa africana. Si continua con Bebeto che pesca Leonardo in mezzo all'area e ancora una volta si salva a fatica la difesa del Camerun. Primo piano per Leonardo che va a battere il corner. E Marcio Santos alza di poco sopra la traversa. Al 19esimo la svolta della partita, il Camerun rimane in 10. Song falcia Bebeto e viene espulso dall'arbitro, il messicano Carter. Song è incredulo, ma Carter è irremovibile. E iniziano a questo punto i guai per il Camerun. Michel allora manda in campo Milla, 42 anni per lui, è il giocatore più vecchio che abbia disputato una fase finale del campionato mondiale. È il 19esimo e due minuti dopo il Brasile raddoppia. Dunga per Jorginho, cross perfetto e altrettanto perfetto, Marcio Santos si fa trovare all'appuntamento giusto. Esulta il difensore brasiliano e vediamo il replay, Dunga, il cross di Jorginho, il colpo di testa di Marcio Santos, 2-0 per il Brasile. Diventano tre le reti al 28esimo, Romario fermato da Bell, arriva Bebeto dalla linea di fondo e mette in rete. Eccolo Callà inutilmente a contrastare Romario, poi esce il portiere e Bebeto da posizione impossibile porta 3 i gol del Brasile. La nostra sintesi si chiude con questa azione del 37esimo, Miller per Romario, ma Bell evita al Camerun un passivo ancora più pesante. Due partite per il Brasile, 6 punti, unica squadra a punteggio pieno, 5 gol fatti, nessuno subito. Tutto esaurito e caldo tropicale al Citrus Bowl di Orlando per una sfida che ci interessa molto da vicino. Vince il Messico per 2-1 e da stasera guida il girone E, che comprende anche Italia e Norvegia, in virtù del maggior numero di reti segnate a parità di punti e di differenza reti. Un equilibrio che sarà spezzato soltanto dalle ultime due sfide in programma martedì prossimo. Eyre è un passo dal gol al sesto, Staunton lancia Phelan che mette in mezzo dove Coyne pasticcia a due passi da Campos fallendo la grande occasione. La partita è brutta e qua e là spigolosa. E ancora Eyre al 34esimo con un sinistro fuori bersaglio di Staunton servito da Babb. E al 38esimo con una rimessa laterale dello stesso Staunton che fa pervenire la palla a Townsend, il quale si impappina consentendo a Campos di liberare in calcio d'angolo. Il Messico sembra inconsistente ma il primo affondo fa subito centro. È il 44esimo quando Bernal si invola sulla destra, sponda di Hermosillo e gran botta di Luis Garcia che batte Bonner. Azione e gol davvero splendidi. Jackie Charlton lascia il campo preoccupato e l'inizio della ripresa è ancora favorevole ai messicani che vanno vicini al raddoppio con una grande azione di Garcia Aspe che fa fuori mezza difesa irlandese ma non trova la porta. Al sesto è Alves a piombare in area dalla sinistra ma il suo tiro grazie a Bonner. Leire si fa viva con Sheridan al 13esimo ma Campos è attento e ben piazzato. Al 20esimo il Messico fa ancora centro. Garcia Aspe lavora un pallone che sembrava perduto e serve Luis Garcia. Perfetto controllo del numero 10 messicano e palla nell'angolino per il 2-0. La partita noiosa nei primi 45 minuti si infiamma e anche Jackie Charlton perde la proverbiale flemma britannica. Ancora Luis Garcia assaggia la concentrazione di Pat Bonner al 29esimo e un minuto più tardi Bernal è inarrestabile sulla sinistra ma il suo centro è troppo arretrato per Hermosillo. 36esimo Alves liberato in area esalta le doti acrobatiche di Bonner e al 37esimo Leire accorcia le distanze. Cross di Irwin dalla destra e Aldridge devia di testa in rete per il 2-1 finale. Tutti gli svedesi, ma sicuramente anche tifosi e dirigenti del Borussia Mönchengladbach. Giocando d'anticipo, il club tedesco già lo scorso novembre ha fatto firmare a Martin Dahlin un contratto che lo vede impegnato con la Bundesliga fino al 1996. Frutto della relazione tra un colored ed una svedese, il rapidissimo numero 10 usa la Russia come rampa di lancio per proiettarsi tra le stelle del mondiale. Il successo giallo-blu maturato al Silverdome lo vede protagonista assoluto in una partita che la squadra di Tommy Svensson ha saputo riportare nei binari giusti della qualificazione al secondo turno, inizialmente distorti dal rigore di Salienko dopo soli 3 minuti. Quando un attaccante nell'ordine si procura un calcio di rigore sfruttando la sua agilità, sconvolge l'avversario diretto, cioè Gorlukovic, fino all'espulsione
e poi esibisce due colpi di testa eccellenti, può collocare la sua prestazione tra i ricordi più belli della carriera. Ma intanto il suo presente è fatto di 3 gol in 2 partite nella 15ª Coppa del Mondo. Gli azzurri alle prese con gli infortunati anche gravi. Franco Baresi è stato operato, si diceva, al menisco, l'intervento di artroscopia è perfettamente riuscito ed è durato circa 20 minuti e tra poche ore uscirà dalla clinica. Ora attende la moglie e il figlio, oltre al professore del Milan, il medico del Milan, che verrà a trovarlo. Ma cerchiamo di capire come sono andate le cose o comunque fare un quadro su questo Franco Baresi, che è un monumento degli azzurri. Il servizio di Franco Zuccalà. L'uscita di scena di Baresi, il capitano della nazionale, propone scenari tattici nuovi per la squadra azzurra. Kaiser Franz è stato sempre il punto di riferimento del Milan e della squadra di Sacchi, l'uomo in grado di dettare i tempi della manovra, il punto di riferimento costante del gioco. In una squadra che pratica la zona, come quella azzurra, il regista arretrato è un elemento indispensabile. Le sue vicissitudini con la maglia della nazionale le conosciamo tutti. Il difficile inserimento per la presenza di un elemento della classe di Scirea, poi l'affermazione definitiva accompagnata da una indescrivibile serie di successi col Milan. 5 scudetti, 3 coppe dei campioni ed una serie incredibile di affermazioni che avevano fatto sperare anche in un pallone d'oro tutto per lui. Ma il titolo di Mister Europa è rimasto appannaggio degli attaccanti. L'addio alla nazionale per ragioni familiari ed il successivo ritorno in azzurro avevano fatto pensare a un fortunato fine carriera. E invece l'infortunio del Giant Stadium mette a repentaglio il futuro di un gladiatore che a 34 anni avrà tempi di recupero più complessi rispetto a un giovane. Adesso Sacchi dovrà impostare la difesa con altri uomini ed altri ritmi. Contro la Norvegia ha varato la coppia centrale Apolloni-Costacurta, in futuro verrà anche l'ora di Minotti, l'erede di Kaiser Franz. Quello di Baresi è un infortunio che lascerà una profonda traccia. Nel Milan Capello, per far respirare il capitano, gli ha messo davanti un uomo potente come Desailly. Un elemento che in azzurro non esiste, anche se qualcuno ha parlato di Dino Baggio, quale emulo del francese. Adesso, con elementi più giovani, Sacchi troverà energie fresche, ma perderà la grande esperienza di un giocatore che è stato un simbolo ed ha segnato un'epoca. Ora abbiamo in studio come ospite il professor Antonio Dal Monte, direttore dell'Istituto di Scienze dello Sport. Buon pomeriggio, professore, e chiediamo subito questo infortunio a Baresi, quanto possa costare e quali saranno i tempi di recupero. Insomma, questo menisco è stato operato in 20 minuti appena. Hanno fatto benissimo ad operare immediatamente, in questo modo hanno frenato quel processo di riduzione della massa muscolare, di ipertrofia, che si verifica quando viene lesionato il menisco. Il menisco di per sé stesso non è essenziale al funzionamento del ginocchio, è come una specie di centratore che aiuta il ginocchio a lavorare nelle posizioni giuste, ma dobbiamo tenere presente che il sistema che mantiene il ginocchio in posizione è rappresentato non dai legamenti ma dal lavoro dei muscoli. Ed è probabilmente questa la causa dell'incidente che ha preso a Baresi, che però operando così rapidamente io credo che possa recuperare rapidissimamente. Ecco, quindi un recupero molto rapido, ma cerchiamo anche di capire se a quest'età ce la farà a poter fare questa finale mondiale, se l'Italia riuscirà ad arrivare a questo obiettivo. Tecnicamente è possibile, perché l'intervento non è che massacra l'articolazione, asporta una parte che non è vascolarizzata, non è dotata di muscoli, non richiede all'articolazione un grosso lavoro per poter riparare. Per cui potrebbe, direi, ricominciare molto presto se non avvengono complicazioni. E in questo caso è vero che sono 34 anni, molti per un calciatore, però dobbiamo anche pensare che si tratta di un calciatore di quel livello, di quel valore, e che non sembra che avesse avuto a carico dei menischi un processo precedente. E questo è un altro punto positivo. Cerchiamo di parlare anche di altri infortuni in questa nazionale, abbiamo ricordato